Un gruppo di radicali è entrato stamane nel carcere del Coroneo di Trieste, una visita che segue quelle di Milano, Napoli, Roma e Firenze per raccogliere le firme a sostegno di 12 referendum, 6 sono relativi alla riforma della giustizia. Francesca Vigori. I radicali chiedono direttamente ai detenuti di partecipare alla riforma della giustizia. Lo fanno entrando nelle carceri per raccogliere le firme necessarie a presentare i 12 referendum che interverrebbero direttamente sul problema del sovraffollamento penitenziario e su altri temi di carattere sociale. Al Coroneo di Trieste, con i rappresentanti locali del movimento Marco Gentili e Nicolò Gnoccato, c'era Franco Bandelli, consigliere comunale di un'altra Trieste, in veste di autenticatore delle firme dei detenuti con diritti politici, un centinaio circa quelli che si trovano al Coroneo. Un'occasione, ha spiegato Gentili, per fare visita ai carcerati e portare loro un pezzetto di democrazia con la possibilità di firmare i referendum radicali. L'iniziativa, che è anche nazionale, è per portare avanti queste due proposte. La prima, l'amnistia. Senza l'amnistia non si può avere una riforma seria della giustizia. La seconda cosa sono appunto i referendum, che riguardano appunto una riforma complessiva della giustizia, responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, abolizione dell'ergastolo, riforma dei magistrati fuori ruolo, e poi ci sono anche gli altri quesiti che riguardano direttamente l'affollamento in carcere, che sono sulla questione droga e immigrazione. Perché queste due pessime leggi sulla questione droga e sull'immigrazione riempiono le carceri di poveri disgraziati, che invece si potrebbe fare altro, insomma.